Ecco che raggiungo un attimo perché. Buongiorno, bentrovato Moro, Stefano Morini. Molto istituzionale, come dicono quelli bravi, il Moro di fine anno. Dico bene? Buongiorno. Perché vuoi che sparisca? No, no, assolutamente ci mancherebbe, anche perché partiamo da un concetto. Tu sei il primo e per il momento l'unico allenatore federale che ha già in tasca il biglietto per Tokyo. O sbaglio? Beh, sai, sarebbe una magra consolazione. Per ora ho un solo atleta che si è qualificato sia per le acque libere che per i 1500 stile libero. Non è questo il mio lavoro, non è il mio obiettivo, quello di portare il più possibile del gruppo degli stanziali del Centro Federale di Ostia. Allora, tra gli stanziali, partiamo subito, perché è stato diciamo, un 15 giorni, 20 giorni intensi, no? Prima con Glasgow, campionati europei in corta e poi con gli assoluti che qualificavano appunto all'Olimpiade. Partiamo da Paltrinieri, beh, direi 10 lode, no? Beh sì, un ottimo voto perché a fine anno ha notato un bel 1500 stile libero in vasca lunga, non ha mai notato in tutta la sua storia a dicembre questi tempi, sono molto soddisfatto. Qual è il segreto del cronometro di Morini e come mai Paltrinieri è, diciamo così, è risorto a tempi, a prestazioni che magari fino a qualche tempo fa, diciamo la verità, non ci si aspettava? Beh, chi non se l'aspetta è perché non ha fiducia nel lavoro che sto svolgendo. Il lavoro che stiamo svolgendo quest'anno è stato, come più volte detto e parlato, che è un lavoro un po' diverso dal solito, anche perché se vogliamo arrivare a Tokyo in una maniera diversa, avevamo bisogno di fare anche dei lavori diversi. Chi mangia tutti i giorni la solita minestra, non so quanto possa andare avanti. Il minestrone Paltrinieri cosa prevede, se ce lo puoi dire, Ma evidentemente. no, è molto semplice, lavoro, lavoro, Ecco, e quindi? lavoro. Quindi noi Qualità, perché l'ho visto bello concentrato sul pezzo, anche stilisticamente meraviglioso. Alza sempre un po' la testa, ti sei arrabbiato perché quando lui tira fuori la testa sembra un sottomarino col periscopio puntato. Beh, senti, queste cose sono cose mie, personali ed è un dialogo con l'atleta. E ci sono delle cose che stanno andando molto bene, delle cose ancora da mettere a posto e abbiamo 7-8 mesi per poter lavorare con tranquillità. Domanda secca, non ti chiedo quello che sarà, ma Paltrinieri può valere il record del mondo? Come ho sempre detto, a me dei record non è che mi interessa molto, a me interessano le medaglie rimangono, i record sono fatti per essere battuti. Contraltare, se c'è un contraltare e se possiamo dare un giudizio meno ottimistico al momento, Gabriele Detti, come sta, dove sta andando e qual è il progetto? Ma uguale, il progetto è identico, sta andando in una direzione che in allenamento è molto vivace, molto brillante e ora dobbiamo mettere a punto questa sua vivacità in una prestazione top come di solito ci ha abituato e Quindi, questo succederà a marzo. appunto, come tutti dicono, marzo sarà il momento clou della stagione. Gli altri? De Gli altri pure, Tullio, De Acerenza. Tullio, Acerenza, a chiarescuro, è chiaro che io quest'anno ho lavorato molto, loro hanno lavorato molto, hanno probabilmente anche un po' sofferto questo cambio di lavoro e qualcuno l'ha assimilato meglio, vedi Gregorio, anche perché anche per lui ci è voluto abbastanza per assimilarlo, che un po' al 50% Detti e De Tullio, a Cerenza, devo dire la verità, non del tutto, però io sono molto orgoglioso dei due ragazzi o tre che hanno nuotato con me quest'inverno e hanno fatto dei grossi 200 stile libero, da Mattia Zuini a Alessio Proietti Colonna e a Stefano Di Colo. Senti, la tua ex atleta, dobbiamo dirlo, Ilaria Cusinato, ti ha dedicato un 50% di medaglia. Ora, questa cosa ti ha fatto sorridere, ti ha fatto piacere, ti ha messo in testa delle idee particolari del genere, magari è un messaggio anche questo di Ilaria, che
il cuore è al 50% da queste parti? Ma io senti, tutti gli atleti che si sono allenati con me più di una stagione li voglio a tutti molto bene. Sono molto attento a quello che fanno, sono molto attento anche se hanno bisogno di un consiglio di poterglielo dare, anche perché ora mi sento il decano degli allenatori italiano, ho 63 anni. Chiaro, ognuno è libero di fare la propria strada. Sono molto contento che ogni tanto mi nomini, come del resto altri. Sono contento dei risultati che sta ripetendo in maniera eclatante Martina Caramignoli. Sono contento in generale di tutti gli atleti. Mi dispiace chi è andato via e non ha avuto il successo che meritava. Però le porte del centro federale in qualche maniera sono sempre aperte. Le porte del centro federale, per quanto mi riguarda la parte tecnica, che sono principalmente io, sono sempre aperte. È chiaro che poi c'è la federazione, giustamente, e attraverso il direttore tecnico Cesare Butini, la commissione tecnica formata da Marco Bonifazi, Gianfranco Saini e dal professor Del Bianco, che devono decidere quello che è giusto o meno giusto anche a livello non solo tecnico, ma anche a livello politico. Senta, Decano Morini, vogliamo fare come fanno quelli bravi, quelli importanti, i saluti di fine d'anno a questo punto? Vabbè, io faccio sempre gli auguri e saluti di fine anno e di buone feste. Non mi sento così importante, assolutamente non lo sono, e son contento di brindare con Con tutti, suo imbizzo, perché alla fine. con Swimbiz principalmente in questo momento, poi anche tutti gli altri. Swimbiz è l'amico di casa, naturalmente, e devo dire che faccio gli auguri a tutti. Grazie Moro, buon anno, buon Natale e buon tutto. Grazie. Grazie.